scriverò di te innocente, giovane. Ricordi? Così parla di Ischia Giuseppe Lorin, attore, poeta, regista, romanziere, critico letterario, autore, conduttore e giornalista. Giuseppe Lorin, come sei venuto in contatto con la nostra associazione culturale Da Ischia l'Arte Dila? Conosco l'associazione Da Ischia l'Arte, ovvero Dila, grazie a Michela Zanarella, che fa parte dei suoi fondatori della stessa associazione culturale. Quest'estate, ad una mia presentazione del libro Transtiberim a San Felice Circeo, ho conosciuto Angela Maria Tiberi, che con il suo entusiasmo mi ha coinvolto in questa intervista. Scriverò di te innocente, giovane. Quali sensazioni hai provato venendo a Ischia per la prima volta? Sensazioni. Più che sensazioni, io direi i ricordi. Conservo difatti il ricordo della partenza per Ischia dal molo Beverello. Dopo l'imbarco, la nostra automobile, la fuga sul ponte a vedere la costa di Napoli, che lentamente si allontanava con saluti trombanti della nave alla caotica città della pizza. Mia madre, Maria Galluccio, aveva prenotato un mesetto da trascorrere all'Hotel Villa Carolina a Forio, accompagnata da me e da mia sorella Gloria. Dal terrazzo vedevo la Chiesa del Soccorso, il molo borbonico. Ricordo la sensazione che le maioliche azzurre davano agli occhi, ecco quel senso di pulito conventuale arricchito dalla brezza marina. Erano altri tempi, altre economie. Sui tavolini del bar all'aperto si aprivano papaveri bianchi a protezione del sole, mentre il monte Epomeo gioisce come sempre nell'osservare l'antica torre borbonica, il torrione. Ischia è un po' come Roma, la storia e le sue bellezze si offrono a chi passeggia tranquillo e sereno tra i suoi vicoli, nell'ascolto delle voci ischitane. Ci sono state altre tue visite qui a Ischia? Hai amici e altri ricordi? Beh, sì, amici, anzi un'amica, Caterina Ciannelli, la nipote o la figlia forse dell'indimenticabile attore e baritono Edoardo Ciannelli, nato all'Acquameno,
che mi ospitò nel suo appartamento di famiglia, nella strada laterale al corso principale. È qui la casa dove nacque Edoardo e che è ancora di proprietà della famiglia Ciannelli. Nel 2012 l'amministrazione comunale di Lacco Ameno appose una targa ricordo sulla facciata della casa, in modo da conservare e tramandare la memoria di questo grande attore e cantante nato sull'isola di Ischia. Giuseppe Lorin, dopo aver studiato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, si è specializzato all'International Film Institute of London con Richard Attenborough. Laureato in psicologia all'Università di Roma La Sapienza, si è specializzato in pubblicità e marketing presso l'Università Luigi Bocconi di Milano. È docente di interpretazione con il metodo mimesico e edizione interpretativa. È giornalista pubblicista e collabora con varie testate giornalistiche online e cartacee. Ha vinto diversi premi e riconoscimenti. Ha pubblicato il manuale di dizione Nicola Pesce 2009, Da Monteverde al Mare, Davide e Mattaus 2013, Tra le argille del tempo, Davide e Mattaus 2015, Roma, i segreti degli antichi luoghi, Davide e Mattaus 2016, Roma, la verità violata, Alter Ego Edizioni 2017, Transtiberim, Trastevere, il mondo dell'oltretomba, Biblioteca Edizioni 2018. Transtiberim, Trastevere, il mondo dell'oltretomba. Il tuo libro che parla di Roma come gli altri precedenti, come si è sviluppato in te questo interesse per Roma? Il mio interesse per Roma, la città dove sono nato, si è sviluppato gradualmente negli anni. Avendo genitori non di Roma, mio padre di Padova e Venezia, mia madre di Capua e Napoli, quando venivano a trovarci i parenti dal nord e dal sud Italia, mia madre, avendo da sbrigare le faccende domestiche per l'accoglienza dei parenti, delegava me, che avevo una decina d'anni, per portarli a visitare Roma, città unica nel suo genere. Poi, negli studi superiori, con la professoressa di storia dell'arte, si andava il sabato in giro per l'URSS a conoscere nello specifico i posti storici degli eventi, che hanno reso insuperabile questa nostra Roma. I sentimenti che mi legano a questi luoghi spaziano dai ricordi a momenti quotidiani di emozioni, a volte dovute a profumi, a voli improvvisi o di pappagalli verdi che ormai a migliaia colorano i parchi della capitale d'Italia, a ricordi che all'improvviso si fanno vivi solo a vedere un volto che ne ricorda un altro, un gesto affabile nei miei confronti. Sinceramente mi emoziona e nel contempo mi meraviglia, specialmente se viene da persone che non si conoscono. Mi dicevi che hai impiegato 4 anni per scrivere questo libro guida, che riguarda i posti che si trovano sulla riva destra del fiume Tevere.
Il lettore di Transtiberim, Trastevere, il mondo dell'oltretomba, come lo dovrebbe considerare? Beh, dovrebbe considerare questo libro come un amico guida con il quale si sta passeggiando per Trastevere, uno dei quartieri più suggestivi di Roma, avendo appunto vicino una guida che sveli con pazienza la storia, il significato simbolico di ogni edificio, vicolo e chiesa che si incontrano. E questo è lo scopo di questo libro, che molti dicono che è un agile volume illustrato. Appunto, partendo dalle origini di Trastevere, esso vuole ricostruire e rendere al lettore il fascino, non soltanto tramite analisi di tipo artistico-architettonico, ma anche attraverso il racconto di aneddoti che si perdono tra il verosimile e il leggendario e vicende di personaggi più o meno celebri che hanno legato le loro azioni e la loro vita a questo storico rione. Transtiberi, comunque, è una guida storica, un saggio che descrive minuziosamente i luoghi, i monumenti, i colli di tutta la sponda destra del Tevere fino alla sua foce. I colli che si trovano a Transtiberim non sono i famosi sette colli che stanno a Cistiberim. Perché come sottotitolo hai scritto Il mondo dell'oltretomba? Beh, la sponda destra del Tevere è sempre stata considerata come la sponda delle anime ed è su questa riva che fin dall'epoca del dominio etrusco, senza tralasciare l'alternanza di governo dell'urbe tra i re Sabini e i re Etruschi, avvenivano le sepolture. Ipotesi e supposizioni fanno risalire addirittura il Pantheon etrusco su questa riva, così come è ancora visibile in questa zona. La più antica strada di fattura etrusca che arrivava ai campi di sale ad Ostia è la via Campana, fatta affiancare in seguito da Anco Marzio dalla via del Porto e sostituita dall'imperatore Claudio con la via Portuensis, che conduceva ai porti di Traiano, Tiberio e Claudio stesso. È un'area ricca di limitata storia, intrisa di misteri e segreti che partendo da Santa Maria in Fonsolei, ovvero la storica basilica di Santa Maria in Trastevere, l'ho narrata con uno stile, diciamo, leggero e inequivocabile. È proprio del mio stile. È un libro arricchito da alcune poesie di Michela Zanarella dedicate alla città eterna. Michela Zanarella è stata insignita dal titolo di ambasciatrice della poesia italiana in Libano ed è stato un onore per me accogliere le sue poesie in questo libro che tratta con dovizia di particolari e documentazione fotografica luoghi, monumenti, strade, personaggi, eventi, targhe, abitazioni, leggende, posti ancora, esistenti o scomparsi o da riscoprire appunto del valore culturale e artistico di tutta la sponda destra del fiume Tevere fino alla sua foce, ma anche un libro denuncia per alcuni luoghi della sponda destra del Tevere dove i simboli storici dei quartieri che si affacciano sul fiume sacro fin dall'epoca etrusca stanno inesauribilmente scomparendo a causa dell'incuria e della cementificazione su queste opere magnifiche e storiche dell'uomo. Sì.
il tuo libro ricco di fotografie, mi sono soffermata su alcune in particolare, le catacombe ebraiche palestinesi. Sì, sinceramente devo dire che sono stato fortunato in quanto l'archivio G. De Angelis d'Ossea mi ha dato l'opportunità di sfogliare il loro tesoro fotografico dell'Ottocento e così, oltre alle molteplici curiosità, sono stato attratto da alcuni scatti riferiti alla prima catacomba ebraico-palestinese a Transtiberi, che si trova nei pressi del ponte ferroviario di Ponte Bianco sulla Gianicolense, piazza Dunant. Pensa che questa meraviglia è stata fatta saltare in aria con la dinamite per permettere alla ferrovia di passare in zona. Ora restano le foto che sono nel libro Transtiberin, Trastevere, il mondo dell'oltretomba, edito da Biblioteca Edizioni. Curiosità, Giuseppe, che cosa stai preparando per il prossimo anno 2019? 2019, l'anno della cultura, della città della cultura. Diciamo che è in fase di editing il settimo libro, Dossier Isabella Morra, la tragica storia della giovane poetessa del XVI secolo, la fanciulla assassinata. Sarà edito sempre da Biblioteca, la casa editrice con la quale mi sto trovando veramente bene dopo le varie vicissitudini con case poco serie. Comunque vi confido che già sto scrivendo un altro saggio su Roma e poi farò una breve permanenza nella vostra meravigliosa isola, Ischia. Sai che Dila pubblica ogni anno almeno un'antologia poetica, la cui presentazione viene normalmente proposta in prima assoluta durante la rassegna culturale editoriale Book City Milano, promosso a metà novembre dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dal Comitato Promotore Book City, composto da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri, sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura, in collaborazione con AIE, l'Associazione Italiana Editori, con il sostegno di AIB, Associazione Italiana Biblioteche, ALI, Associazione Librai Italiani, e LIM, Librerie Indipendenti Milano. A questo proposito, dando per certa la partecipazione in Book City Milano 2018 di un nostro evento, chiediamo a te, attore, poeta e regista, se potrà farti piacere leggere in video alcune poesie tratte dalla prossima antologia che ha per titolo Una pagina, un'emozione. Sì, certo, anche perché un tempo per la rubrica Poesia Viva i poeti mi affidavano le loro poesie per la lettura all'impronta. Pensa che moltissimi ancora oggi mi chiedono questa cortesia ed io ben volentieri non mi sottraggo.
redazione ti ringrazia per la tua disponibilità e per l'intervista. Sono io che ringrazio voi per avermi dato modo di rievocare stagioni belle della mia vita e della vostra. Un ultimo ricordo mi riporta al castello aragonese, baluardo contro i saraceni. Voglio qui ricordare una trattoria su un monte chiamata I Lettoni, per le testiere in ferro smaltato dei letti, dove si mangiava la casareccia e ci si rilassava sulla vista dei campi flegrei. Fortunati voi di vivere nell'isola verde dei miei ricordi migliori. Grazie, Ischia. Da Erotismo sì di Bruno Mancini, il brivido più lungo. Ti vedo seduta ogni giorno. Una mano gingilla tra i riccioli, accarezzandoti la gola. Il cavalletto attende le curve, le tinte, le forme. A volte una coda di auto rallenta il percorso del bus ed io ti guardo fremere per un attimo più lungo. Ti voglio sdraiata una notte, una mano gingilla sul mio petto, accarezzandomi innocente. Il calice attende le bollicine dello sballo. A volte un sorriso ferma del tutto il tempo ed io ti guardo nuda prima del brindisi più lungo. Tunnel dietro la curva. Un attimo e tu già mostri avvinto il prima con il dopo. Il buio mescolerà per noi il sogno e la realtà. A volte, stavolta, vincente è la passione e tu mi inviterai al brivido più lungo. Leggeremo Equivoco. Scioglie le trecce finte la nuova Giulietta da rimmel bizzarre targata oggi, domani, fascinosa di anni attesi. Muove passi decisi la nuova Beatrice, mostra le ciglia finte, le sue più belle, lacche rosse, fascinosa in anni attesi, tesse più reti di parole, Penelope, regina Barbara, curve da rugby, taglio a spazzola, lampi aggressivi, fascinosa per anni di donna. Provoca la tua tristezza, la nuova Silvia, dalla cassa di un grande magazzino, con le cose di un grande magazzino, anche l'aria condizionata. Fascinose sono le altre.
Attacca il tuo sesso, nuova diva Cleopatra, lucide labbra, Laila, pube rasato, fascinosa per anni spesi, la bella schiera di colpo, le maschere antiche, sui trucchi di pace del viso annoda le dita in attesa, assente la bella giostra, ferma la ruota per un altro giro. Il grido è uguale. Avanti il prossimo. Uno stralcio da un racconto di Bruno Mancini, L'estate con la parrucca, parte prima, capitolo primo. Così venne settembre. Nell'aria immota torreggia l'agonia del sole. Qualcuno, forse lei, mi disse: Chi sei? Io sono Bruno, risposi. Qualcuno mi disse: Sei vivo? Risposi, forse un giorno ancora. E una turba di sogni, illusioni, affetti impossibili, informi, disumani, mi trapassò nell'ozio. Io aspettavo che l'orologio di una chiesa suonasse quell'ora e poi entravo. Il viale. Il portone, le prime due serie di scale, il terrazzo, ancora più su, e poi la vedevo, immobile, dietro l'angolo della vetrata. Ed allora, Dio, era magnifico, era tutta la vita. Ferma. Vicino al muro, nella penombra che non riusciva a nasconderle il sorriso, serena agitazione, paurosa gioia, amore, sfrenato, possessivo, illimitato, superbo e candido sentimento di bellezza. Lì potevo far di lei una schiava, una misera schiava, invece la veneravo dea dei miei pensieri. Potevo carbonizzarle l'anima al fuoco acerbo della mortale indifferenza e la incoronavo sogno della mia vita. Potevo spogliarla di tutto, anche del desiderio di tentare di nuovo una vita, e ponevo nelle sue bianche mani gli anni passati, i giorni presenti e tutti gli istanti futuri, ed ho impresso sul suo petto la gioia di amarla mentre i suoi occhi erano parole d'eterno.